quello che è il limite di un oggetto non ha alcun valore, il limite descrittivo intendo. Quando mi sono accostato come esperienza all'impressionismo, allora ho capito totalmente Cézanne. Ho capito cioè che bisogna crearsi con l'esercizio un diaframma a 10 cm degli occhi, in modo che non si dipinge più l'oggetto che si ha davanti, ma l'oggetto diventa un pretesto perché si dipinge l'atmosfera che c'è tra noi e quell'oggetto, in quei 10 cm di diaframma. Queste sono proprio parole di Emilio, che parla appunto del suo rapporto con Cézanne, ma non solo Cézanne. Lui in quegli anni è assiduo frequentatore, ricorda bene Riccardo, degli intellettuali di Firenze e dei caffè più in vista della città, il Pascotti, è un abitué dei Giuberoste. E alle Giuberoste nel 13 comincia a frequentare appunto l'avanguardia toscana, l'avanguardia fiorentina, come dice nel titolo di questo capitolo Riccardo, Binatti, Prezzolini, Sottici, Papini, Campana, Palazzeschi, Russo, Gina, Gorra, c'è l'elite degli intellettuali, non solo toscani, per gli intellettuali italiani del momento, dell'avanguardia italiana, quelli che hanno dato, come dire, lustro ad un'Italia che ancora usciva assopita da un'unità, che aveva cercato un linguaggio razionale, uno stile unico, ma che non si era confrontata con l'Oltralp, che spesso l'Oltralp l'aveva più che altro subita come influsso, come riproposizione, e che invece cominciava a cercare un linguaggio autonomo, un linguaggio in cui i nostri intellettuali, nella letteratura, nelle arti, fossero di fatto protagonisti. Sono questi gli amici abituali di Emilio Nezze. E mi piace che Riccardo, in questo, diciamo, questa sua ricostruzione, che qui devo dire è solamente una sintesi, ma io immagino che lui abbia, cioè, che questa sia foriera di studi ancora più ampi, abbia voluto proporre il Manichino Nero del 1921, che in realtà non c'è più in onda da tempo, perché ha fatto questa, la fotografia è stata rubata, lui ricorda, da una collezione napoletana, ma è estremamente interessante come spunto di riflessione, perché lui dice: questo manichino è del 13 ed è antico ai manichini di De Chirico e di Cacà. Ecco, questo per dire che questo volume pone delle articolazioni a riflettere, prossime, potremmo dire, però non abbiamo avuto altre testimonianze, per cui diciamo è rimasto isolato questo episodio, però è su questo, questa è la ricerca sulla quale probabilmente si dovrà approfondire e probabilmente revisionare alcuni momenti della produzione di Emilio Nezze. Resta tra l'altro nella sua produzione una linea espressionista, penso appunto alle maschere del 14, io le riproduco in bianco e nero, però sono evidenti i riferimenti ensoriani, li ribadisce ovviamente anche Riccardo, gli aveva ribadito anche la fortuna critica degli anni, qui riprende il tema delle maschere, della morte, delle figure bizzarre, tragiche, notte proietta appunto anche un mondo interiore, e le sue voci, le sue immagini, legate a un mondo ipocrita, ostile, lui è sempre stato molto critico con il mondo esterno. E credo che ci ho tentato anche qui di mostrarvi un po' di forse Enzo, proprio per capire poi quale fosse il suo respiro. A Firenze di fatto ha avvio il suo periodo futurista, del capitolo quarto del lavoro di Riccardo. È un momento che segna profondamente Emilio, quello soprattutto dell'incontro con Boccioni, che è fondamentale. Le Nature Morte che segue a partire dal 14 rivelano proprio l'avvicinamento al futurismo, la sua pittura rimane sempre costantemente legata ad una concezione classica, lui non ha mai fatto meno di questo riferimento, basata su principi costruttivi e su principi soprattutto geometrizzati. Le Nature Morte seguite nel 14 attestano le sue scelte di adesione al movimento futurista, tuttavia la sua pittura, che consta di vedute, città, piazze, popolane, gli permette di osservare la quotidianità attraverso un realismo umanitario, che è sempre stato un riferimento. Una concezione classica, l'ho detto prima, fondata su principi costruttivi e geometrizzanti in senso plastico volumetrico, come è stato sottolineato anche da altri, per esempio tra il Filippo Lippi che lui poteva vedere nel Duomo di Prato. Io adesso ho alcune immagini, per esempio Piazza Nazionale del 16 è una delle opere che costituiscono, come dire, i pezzi forti della raccolta cegliese. Poi ancora, forse c'è qualche altra immagine, ecco questo punto della piazza Battistero a Firenze, io ho un'immagine in bianco e nero. Nel 16 con Boccioni, con Balla, Castrati, De Chirico, Spadini, prende parte alle Biennale di Venezia, espone nel segno veneziano del 28 fino al 36, non manca mai, dal 40 al 48, e avrà anche una sala personale del 42. Manca tuttavia
forse nel libro qualche altra riproduzione delle piazze che io trovo veramente interessanti proprio come momento non solo di cifra stilistica, ma proprio di contenuto, perché nelle piazze c'è il contenuto, come umanitario dicevo prima, di attenzione al sociale, di stare nelle strade, che era tipico di Emilio Nostra. Questo suo stare nelle piazze io lo giudico con gettare un occhio sulla vita di tutti i giorni, piazza Città del 16 per esempio, appunto la piazza Mercatale di Prato del 16 che abbiamo visto, oppure appunto quella che abbiamo visto la piazza Battista da Firenze, tema sempre caro che è stato l'artista, che ha la sua ispirazione futurista ma sempre rispettosa, che non ha il carattere della città che sale o la strada che entra di boccioni, lui nella strada sta dentro, cioè lui è un cronista del momento, lui c'è dentro questa strada e lo fa con un linguaggio in cui si è sempre stata chiara, e queste immagini che ho visto, la lezione di Cézanne, lo sviluppo dello spazio in senso volumetrico, ancorché dinamico come molti futuristi, come era agli esordi appunto Boccioni, anche dai motivi raffigurati poi si ricava che lui proprio non è attratto dalla civiltà metropolitana, dalla civiltà delle macchine, per cui lui portava ancora i traini, i carretti, voglio dire, le bancarelle. Le sue piazze sono quelle in cui ancora non passano le automobili o l'automobile. Nel 17 lui firma insieme a Lucio Venna il manifesto teorico futurista, e questo fa parte ancora del capitolo che lui dedica, che Riccardo dedica al movimento fiorentino, che fu pubblicato appunto all'Italia futurista, in pieno dibattito del futurismo italiano. Teorizzano la sintesi geometrica, lì argomentano ancora con una qualche attenzione nel concetto di sintesi verso le fasi un po' estreme del primo futurismo che tende qualche all'astrazione. La carrozzeria del 17, credo che sia un momento più indicativo dell'astrazione, se concordi. Tuttavia, nell'anno seguente, e qui un altro è il contributo di Riccardo, che è il contributo di riferimento della corrispondenza tra Venna ed Emilio, e che in realtà costituiscono proprio il momento di recupero. Venna non era molto d'accordo, ricorda Riccardo, tra l'altro lui descrive anche come ha ritrovato nel documento la lettera legata di Venna, è interessante anche da questo punto di vista, ci sono nuovi spunti e nuovi momenti anche di ricerca all'interno di questo lavoro che ha sito di Riccardo, che qui si è condensato attraverso l'indagine, la ricerca dell'archivio di Venna. Da qui il periodo futurista si sposta negli ambienti di Milano, perché lui tra l'altro comincia a insegnare a Venezia, fa la scuola fra Venezia e Milano, poi sta a Milano, poi c'è la prima guerra mondiale che ne passa per tutti, l'artista andrà al fronte, lo ricorda Riccardo appunto nel quinto capitolo, e poi ci sono i rapporti con gli ambienti milanesi, dove emerge la figura di Margherita Sarfatti, figura di primissimo piano per la cultura artistica, già critico d'arte dell'Avanti del direttore Mussolini, poi critico d'arte del Popolo del suo compagno Mussolini. Lì conosce la Sarfatti, ovviamente la Sarfatti presentirà la mostra di Roma di Emilio Notte, conosce Mario Sironi, conosce come dire le figure più interessanti del mio finalmente nei rapporti soprattutto con il futurismo. Lui lavora sul recupero ancora del volume, ci sono opere di quegli anni, una è la Popolana del 1919, altro pezzo secondo me strepitoso nella raccolta, e fa bene Riccardo a dire che la raccolta è davvero il volano di un più importante momento di archivio e di conservazione dell'opera. Io lo metto vicino a Busoni sempre. E perché? E perché questo io penso, che la storia non si fa con di sé, io penso che se Boccioni non fosse per il suo interventismo esasperato caduto durante un addestramento da cavallo e morto, credo che Boccioni, come testimonia questo suo maestro Busoni, che è alla vostra destra, avrebbe mostrato quella che era un'intuizione precedente proprio di Riccardo Nostra, la strada italiana. Perché il maestro Busoni è un recupero pieno della cultura di Cézanne. E qui poi, insomma, naturalmente la storia non si fa con di sé, però mi piace pensare alla Popolana a fianco al Busoni, al maestro Busoni di Boccioni. La distribuzione del pane di cui forse prima mi parlava Riccardo, quando si parlava appunto del recupero di Cézanne, e poi le ragazze sul prato a Milano, opere che lui riproduce nel volume
che stasera stiamo presentando. Poi c'è anche quelli che si può strangolare, una mostra in un caffettiere alle 19:20, che è un po' l'opera che conclude l'esperienza futurista, perché poi lui la conclude soprattutto con la mostra di Ginevra, l'esposizione di Ginevra. Se il capoluogo lombardo si trasferisce nel 19, ci ricorda Riccardo.